Allora, la volta scorsa abbiamo chiuso con un altro esempio di soluzioni finarie appunto binarie. Il primo esempio era l'antipodale, in cui i due segnali erano esposti l'uno all'opposto dell'altro. Il secondo esempio era l'ortogonale. Quindi un esempio in cui la dimensionalità dello spazio segnali è 2, sono due dimensioni. Abbiamo visto che i due segnali avevano come unica caratteristica quella di essere ortogonali, e quindi il loro prodotto scalare doveva fare 0, ma in realtà, oltre ad essere ortogonali, noi li prendiamo anche quelli energetici, perché non c'è alcuna ragione di fare un segnale più con energia maggiore dell'altro, quindi li prendiamo anche con norma, quindi energia del primo uguale energia del secondo, e a questo punto, se hanno la stessa energia, è questa l'energia per bit. Di conseguenza la rappresentazione geometrica dei segnali ha questo aspetto: un segnale si trova su un asse che si chiama S con 1, è lungo radice di E con B, l'altro segnale sta sull'altro asse, si chiama S con 2 ed è lungo radice di E con B. La distanza mutua tra i due, e anche la distanza minima, è il lato, è la diagonale del quadrato, e quindi è radice di 2 con b. Guardando la distanza minima fra i due, ci accorgiamo che rispetto all'antipodale, in cui quest'altro segnale stava qua giù e in cui la distanza minima era 2 radice di con b, ora la distanza minima è radice di 2 con b, quindi perde un radice 2 in distanza e quindi un 2 in energia. Questa modulazione ha una distanza al quadrato che è 2 volte più piccola della distanza al quadrato dell'antipodale. Di conseguenza l'efficienza in potenza a parità di energia per media sul bit era 2, cioè la metà dell'antipodale, quindi perde 3 dB. Abbiamo anche visto che la probabilità di errore sul bit aveva due espressioni, ed era Q di radice di con B su M0 nel caso di demodulazione coerente, oppure modulazione in banda base, quindi modulazione in banda base oppure modulazione in banda passante, e demodulazione in coerente. Scusate, coerente. Mentre invece nel caso di modulazione in banda passante e demodulazione in coerente, l'espressione era 1/2 elevato a meno e con B su 2N0. Quindi modulazione in banda passante e demodulazione in coerente. L'abbiamo già vista. E anche da questa espressione si vede, ad esempio, guardate qui, nell'antipodale avevamo Q di radice di 2 con B su N0, qui invece abbiamo Q di radice di E con B su N0. Quindi per avere la stessa probabilità di errore nella ortogonale ho bisogno del doppio dell'energia media sul bit, e quindi perde 3 dB in potenza. Ora facciamo qualche esempio pratico che viene utilizzato in applicazioni comuni. Il primo esempio è il binary PPM. PPM sta per Pulse Position Modulation, fa il pari con PAM, Pulse Amplitude Modulation, quindi è lo stesso acronimo, Pulse e Modulation, soltanto qui invece di avere la A di Amplitude ha la P di Position. Si modula invece dell'ampiezza dell'impulso, si modula la posizione dell'impulso. L'espressione del segnale a questo punto è x in t somma sul k appartenente a z, p di t meno k t meno t con k t mezzi. Ok? Ad esempio, con chiaramente p di t
e P di T meno T mezzi devono essere ortogonali. In effetti sono loro le due funzioni di base, o meglio, le due direzioni. P di T e P di T ritardato a destra, appunto, ritardato di T mezzi. Un esempio di andamento del segnale modulato potrebbe essere questo. Dividete il vostro intervallo di segnalazione, il primo a T, il secondo da T a 2T, il terzo da 2T a 3T e così via, in due parti, la parte destra e la parte sinistra. Vedete qui la struttura com'è, B con K per T mezzi. Se il bit fa 0 non c'è ritardo, se il bit fa 1 c'è un ritardo di T mezzi. Quindi se la mia sequenza era 0, 1, 1, allora vuol dire che l'impulso, se il bit fa 0 non ha ritardi, e quindi potrebbe essere qualcosa del genere. Se il bit fa 1 invece c'è un ritardo di T mezzi. Qui sta nel secondo slot. Ok? Questo potrebbe essere l'andamento. Col bit 0 mandavo l'impulso P, col bit 1 avrei mandato invece l'impulso T, P di T meno T mezzi, quindi avrei mandato qua, se il primo bit fosse stato 1. È chiaro che queste due forme d'onda, le due forme d'onda di base, questa e quella che si trova qui shiftata, sono ortogonali. Facciamo un mezzo esercizio. Trovare le forme d'onda di base, l'impulso e l'efficienza in banda quando PT è proporzionale all'impulso rettangolare. Esempio: se PT è proporzionale all'impulso rettangolare a durata T mezzi, allora trovare le forme d'onda di base. L'impulso, che espressione deve avere, e l'efficienza in banda. Questo esercizio è molto semplice. Lo facciamo rapidamente. Cominciamo a rispondere alla domanda B. Che aspetto deve avere P di T? Nel caso in cui l'energia media per bit è data. Quindi sapete che l'impulso P deve essere proporzionale all'impulso rettangolare. Deve avere energia media sul bit, la modulazione pari con B. Troviamo l'espressione dell'impulso P. L'esercizio è immediato perché se è un impulso rettangolare vuol dire che qualcosa del tipo U di T mezzi di T. Se lo lascio così, questa forma d'onda, energia pari a T mezzi, perché il quadrato di 1 fa 1, e l'integrale di un 1 su un intervallo che va da 0 a t mezzi è base t mezzi per altezza 1 t mezzi, così energia t mezzi non ci piace, deve avere energia con b, lo moltiplico per e con b, lo divido per t mezzi, quindi scritto più in grande. Chiaramente sotto radici, così quando lo levo al quadrato 2 con b su t di altezza, la base è t mezzi, base per altezza fai con B, ora energia con B. Ecco che espressione deve avere, che forma deve avere l'impulso P per rispettare la richiesta che avesse energia media per bit pari ai con B Joule. Domanda A: trovare le due forme d'onda di base. A questo punto abbiamo i due segnali. Se il bit fa 0, io trasmetto il segnale S1 di T, che è l'impulso non ritardato, quindi P di T.
che abbiamo detto essere radice di 2 con b mezzi u di t mezzi. Se invece devo trasmettere il bit 1, allora mando il segnale s con 2, che è lo stesso impulso ritardato di t mezzi, quindi t meno t mezzi, cioè radice di 2 e con b mezzi u di t mezzi di t meno t mezzi. Ecco le due forme d'onda che ho a disposizione. Quindi nel primo caso mando questo impulso rettangolare, nel secondo caso invece mando quest'altro impulso rettangolare. Altezza radice 2 con b su t, altezza radice 2 con b su t. Questi sono i due segnali che mando, o meglio, le due forme d'onda disponibili al modulatore. Ho il bit 0, un impulso nell'intervallo, nel primo slot temporale, 0t con b, t mezzi. Al bit 1 invece viene associato un impulso nel secondo slot temporale, t mezzi t. Come vedete sto modulando la posizione dell'impulso invece che l'ampiezza. È esattamente questa serie che ho fatto qui sotto. Qui sotto avevo degli impulsi a forma di campana, qui ho degli impulsi rettangolari, ma è lo stesso esempio, lo vedete? La domanda in questo caso è di trovare le due forme d'onda di base, perché chiaramente si tratta di una modulazione ortogonale. Infatti questo segnale è ortogonale a questo, sono addirittura non sovrapposti nel tempo, quindi quando li moltiplico fa 0 e l'integrale fa 0. Quali sono le due forme d'onda di base? I segnali stessi, una volta che li avete resi a energia unitaria. Quindi di conseguenza psi con 1t è proprio il primo segnale diviso la sua energia, e psi con 2t è proprio il secondo segnale diviso la sua energia. O se preferite, sono due semplici finestre rettangolari a energia unitaria, cioè u di t mezzi, e per rendere energia unitaria basta che al posto dei convici metto 1, così energia unitaria, 2 su t, e la stessa cosa, soltanto che ritardata a destra di t mezzi, cioè ritardata di t mezzi. Ecco le due forme d'onda di base. Ok? Sono considerazioni molto semplici, ma d'altra parte le cose difficili di teoria le abbiamo già fatte: il ricevitore ML, la regola MAP, tutti i conti, la rappresentazione geometrica dei segnali, la parte teorica l'abbiamo già fatta. Queste sono semplici applicazioni di esercizio. Domanda C: calcolare l'efficienza in banda. Ma l'efficienza in banda è rate diviso banda, e abbiamo detto che il rate è un bit log 2 di m ogni t secondi, e quindi per calcolare l'efficienza in banda bisogna solo calcolare la banda. Qual è la banda di questa segnalazione, quella che utilizza questi due segnali? Che banda occupa? La banda di una finestra rettangolare d'ampiezza t mezzi. Se voglio prendere il 95% devo prendere due nulli, quindi due volte il primo nullo, che è 2 su t. Così sto prendendo il 95% dell'energia della finestra rettangolare, perché mi ricordo che col secondo nullo prendo il 95%, il primo nullo c'è il 90%, e a memoria mi sembra che se volevo prendere il 99% dell'energia devo arrivare all'undicesimo nullo, perché la finestra rettangolare ha un lobo principale molto stretto, ma di contro ha un decadimento asintotico molto lento. E quindi con questa nozione di banda, scrivetela sempre, altrimenti non so cosa significa 2 su t, abbiamo che l'efficienza in banda è un quarto, cioè 0.25. Come vedete è meno efficiente in banda dell'antipodale, ma ovvio. È la metà efficiente in banda.
perché l'antipodale avrebbe potuto utilizzare non solo il polso rettangolare, ampio T, quindi ampio il doppio, e quindi aveva una banda la metà, e quindi era il doppio più efficiente in banda, perché una banda la metà, perché l'impulso era lungo il doppio, perché l'informazione non era immagazzinata nella posizione, ma solo in ampiezza, ampiezza positiva e ampiezza negativa. Va bene. Altro esempio. Il binary FSK. Guardate, sto mettendo sempre davanti una B di binary, perché poi dopo ci sarà l'equivalente Emery. Segnalazione Emery. Che aspetto ha il segnale in questo caso? FSK sta per Frequency Shift Keying, quindi una modulazione in cui faccio un shift di frequenza. Sto codificando, shiftando, quindi cambiando la frequenza del segnale. E quindi, come potete immaginare, è un segnale in banda passante, e come sempre, quando avete un segnale in banda passante, ricordatevi che potete farla con una modulazione analogica in DSB o SSB. Quindi può essere a doppia semibanda o singola semibanda. A doppia semibanda l'equivalente passabasso è reale, e quindi occupi il doppio della banda. Se invece vuoi trasmettere una sola semibanda, l'equivalente passabasso è complesso. E in particolare la parte reale è il segnale, la parte immaginaria è la sua trasforma di Hilbert, vi ricordate? Facciamo conto che qui stiamo trasmettendo in banda, a doppia semibanda. Allora, il segnale trasmesso in questa forma, PT-KT, coseno di 2π greco facciamo FC più due b con k meno 1 o b con k meno un mezzo delta f, no? Così è già scritto. In termini della differenza tra F1 e F2, dove F1 e F2 sono gli oggetti che sto per introdurre. La notazione dovrebbe essere quella standard che conoscete, P è l'impulso, KT è il ritardo perché sono KS in intervallo di segnalazione, moltiplico per un coseno e quindi una modulazione a doppia semibanda, FC la frequenza da portante, e poi finalmente qui la chiave, ci aggiungo una frequenza, una deviazione di frequenza, attorno a FC. Se il bit fa 0, ci tolgo delta F mezzi. Se il bit fa 1, ci aggiungo delta F mezzi. Quindi le due forme d'onda qui che abbiamo sono S1T uguale a PDT coseno di 2T greco F con 1 di T, dove F con 1 è la frequenza portante meno delta F mezzi, e S con 2T associato al bit 1 è T di T coseno di 2π greco F con 2T, dove F con 2 stavolta è la portante più delta F mezzi. Ok? Quindi, come potete vedere, ci vuole più tempo a scriverlo che a dirlo. Nella binary FSK ci sono due frequenze: la frequenza F1 assegnata al bit 0 e la frequenza F2 assegnata al bit 1. Punto. L'importante però è che i due segnali S1 e S2 siano ortogonali. E già ci siete, riprendete anche qui energetici. Quindi, alla fine della fiera, l'FSK binario, due forme d'onda disponibili al modulatore perché è binario, con due frequenze differenti, F1 e F2. Se in DSB, altrimenti facciamo un mini esercizio con questo formato.
Allora, nell'FSK binario trovare, domanda A, l'energia media per bit e le forme d'onda di base, psi con G di T per G che va da 1 a 2, le due forme d'onda di base, perché ho trovato una. Domanda B, trovare se P di T, l'impulso, è proporzionale a una sinc. Allora, trovare la spaziatura minima fra le frequenze, perché spaziatura minima? Perché se le fate troppo vicine le due frequenze rischiano che non sono più ortogonali, e l'efficienza in banda. Domanda C, nel caso in cui l'impulso PDT non è proporzionale alla sinc, ma è proporzionale all'impulso rettangolare UDT, ritrovare la spaziatura minima fra le frequenze e l'efficienza in banda nel caso di demodulazione coerente e demodulazione incoerente. Questo è l'esercizio. Cominciamo a rispondere alla prima domanda, che è quella più semplice. Dobbiamo trovare l'energia media per bit. Quale sarà mai l'energia media per bit? Visto che ho due segnali, uno si chiama P per coseno, una frequenza, l'altra si chiama sempre P per coseno, un'altra frequenza, qual è l'energia media per bit? I con P quadro mezzi. E con P mezzi, quadrato non serve, ok? Come si fa a calcolare l'energia per bit, media per bit? L'energia del primo segnale o l'energia del secondo? Quindi devo calcolare soltanto l'energia di questo oppure l'energia di questo, hanno la stessa energia. Qual è l'energia di P per un coseno? È l'energia di P diviso 2, perché deve fare questo qui al quadrato, integrale. Ma avete P di T, che è un segnale in banda base per un coseno quadro, quindi P quadro per coseno quadro. Coseno quadro lo scrivete come 1 più coseno del doppia frequenza diviso 2. Coseno del doppia frequenza diviso 2 per P di T fa 0 integrato, perché è un segnale in banda base, moltiplicato con coseno a frequenza 2FC, fa 0. Rimane soltanto P quadro per un mezzo, ma l'integrale P quadro per un mezzo è l'energia di P per un mezzo. E quindi l'energia di questo qua è semplicemente l'energia di P diviso 2, che in questo caso è assegnata. Ce lo dice il problema. Ok? Di conseguenza le forme d'onda di base chi sono? I due segnali normalizzati in modo tale che hanno energia unitaria, quindi basta che prendo il primo segnale e lo divido per la radice della sua energia, prendo il secondo segnale e lo divido per la radice della sua energia. Ora sono due forme d'onda che erano già ortogonali, perché i due segnali di partenza sono ortogonali, li ho divisi per la radice della loro energia, quindi sono anche energie unitarie e dunque sono ortonormali. Quindi radice di 2 su e con P per P di T coseno a frequenza F1 e radice di 2 su e con P P di T coseno a frequenza F2. Ecco le due forme d'onda di base. Ok? Quindi insomma, la prima domanda era piuttosto semplice, non c'era nulla da fare.
Claudiana invece è la seconda, che sembra un po' più interessante, perché chiaramente maggiore la spaziatura fra le due frequenze e maggiore sarà l'occupazione in banda della modulazione. Quindi io voglio la spaziatura tra le frequenze sia la più piccola possibile, che mi garantisca però l'ortogonalità, altrimenti non è più una segnalazione ortogonale. Qui stiamo utilizzando un impulso che è di tipo sync. Non mi interessa sapere qual è il coefficiente di ampiezza qui, perché tanto sto valutando la spaziatura in frequenza e l'efficienza in banda, quindi il coefficiente di ampiezza cambia soltanto l'energia, e quindi la potenza, e quindi efficienza in potenza. Ma se io proprio la volessi calcolare, direi che il T deve essere, se volessi che abbia energia media sul bit pari a con B, lo stesso discorso di prima. Radice di 2 e con B su T, sinc di T meno T mezzo diviso T. Ci sta 1 su T perché così la sinc ha energia unitaria. Ok? La sinc, 1 su T, sinc ha energia pari a 1. Lo moltiplico per radice di con B, così ha energia pari a radice di con B. La moltiplico per 2, così ha energia pari a 2 con B. E questo 2 mi serve perché poi dopo ci sarà un coseno che mi fa uscire fuori un mezzo. Così energia di con B. Ma questo è al di fuori dell'esercizio, questo non era richiesto. Andiamo invece all'esercizio. Calcolare la spaziatura minima fra le frequenze. Come la calcolo? Semplicemente imponendo l'unica condizione, che siano ortogonali i due segnali. Quindi il prodotto scalare tra i due segnali, S1 di T e S2 di T, deve fare 0. Ho una equazione in unica incognita, delta F. Trovo delta F. Cosa abbiamo? Devo fare il primo per il secondo coniugato, ma non serve perché sono reali, integrale. Quindi abbiamo radice 2 con B per radice 2 con B, 2 con B su T. Ma non lo faccio neanche nel dominio del tempo. Perderei del tempo, appunto. In questo caso è molto più facile vedere questa relazione nel dominio della frequenza. Perché S1 di T, chi è in frequenza? È la trasformata della sinc per un coseno. E allora già la sappiamo, non serve neanche che la vado a scrivere la trasformata, è una finestra rettangolare. Perché è una sinc per un coseno. E quindi la sua trasformata è una finestra rettangolare centrata dove? A F1. Più o meno F1. Poi c'è l'altra parte, meno F1, faccio solo le frequenze positive. In realtà c'è un ritardo, quindi sarebbe anche una modulazione. Va bene, io qua ci metto S1 di F, modulo 4, va bene? È questa qui. Così non mi serve neanche il termine di fase. Questa sarebbe la PSD di S1. S2 invece chi è? È un'altra finestra rettangolare. Stavolta però centrata F2. Che vuol dire? Che questo qui, questa distanza qui, si chiama, la sua trasformata di Fourier è pi greco di Ft, una finestra rettangolare in Ft, quindi ampia 1 su T. Quindi questa è una semiampiezza, 1 su 2T. Quindi la condizione di ortogonalità la vedo subito in frequenza. Questi due segnali sono ortogonali perché sono addirittura non sovrapposti in frequenza. Di conseguenza la risposta su quale sia la spaziatura frequenziale minima affinché i due segnali siano ortogonali dovrebbe essere immediata. Quant'è la minima spaziatura fra le frequenze?
F2 meno F1. Non possono essere spaziate meno di 1 su t, altrimenti questi due rettangoli si sovrappongono in frequenza e l'integrale del prodotto nel tempo è uguale all'integrale del prodotto della frequenza, per il terreno di Parseval, ed è diverso da 0 perché sarebbe semplicemente l'integrale della striscetta in cui si sovrappongono. Va bene? Quindi anche la seconda domanda era molto semplice. Bastava riconoscere che un impulso è tipo sinc e in frequenza sono due rettangoli, uno centrato F1 e uno centrato F2, per cui la spaziatura minima è quella, per non avere, per avere ortogonalità fra i segnali, era quella che garantisce la non sovrapposizione in frequenza dei due segnali. Per quanto concerne invece l'efficienza in banda, cosa abbiamo? Bit rate, io mando sempre un bit ogni 10 secondi, diviso banda. Stavolta non c'è la nozione di banda al 90% 99%, possiamo proprio prendere la banda come supporto della forma d'onda, in cui, come supporto a forma d'onda, quindi insieme degli, delle frequenze in cui rigorosamente è diversa da zero, tanto sono a banda rigorosamente finite queste, questi due segnali. Quant'è la banda occupata da questa segnalazione? Anzi, la domanda era la corrispondente efficienza in banda. Ok? Quindi la corrispondente efficienza in banda è l'efficienza in banda quando utilizzate la spaziatura minima. Quanta è l'efficienza in banda, la banda in questo caso? 2 su t, perché voi la dovete avvicinare il più possibile questi due rettangoli. In questo caso saranno vicini 1 su t. Poi ci sta un altro spazio qui occupato e un altro spazio qui occupato. Questo è 1 su 2t, questo è 1 su 2t, un altro 1 su t di destra a sinistra. Tutta la banda di cui sul canale voi avete bisogno è questa qua. Questa deve essere libera perché voi volete trasmettere una volta il bit 0, cioè volete occupare questa sottoporzione, e una volta il bit 1, cioè volete occupare questa sottoporzione di banda. Quindi questa deve essere assegnata a voi, altrimenti non potete trasmettere. La mia spaziatura è quando delta f è pari alla spaziatura minima 1 su t, e l'efficienza in banda diventa 1 su t diviso 2 su t, cioè un mezzo. Ok? Andiamo infine al terzo caso. Che è quello un po' più interessante perché utilizzare impulsi sync non è pratico, non fosse altro perché hanno energia infinita, quindi dovrei realizzarli tramite un filtro instabile. In questo caso invece sto utilizzando impulsi rettangolari. Il fronte di salita è rigorosamente ripido, quindi a 90 gradi non è fattibile, però qualcosa che approssima un impulso rettangolare lo potete sempre immaginare, come un circuito, un switch, quindi un interruttore che è acceso o spento. Lo potete sempre fare in impulso rettangolare, è molto facile. Allora, come si risolve questo esercizio? Beh, intanto per vostra curiosità vi dico che l'impulso in questo caso dovrebbe essere sempre radice di 2 con b su t. Impulso rettangolare, perché al solito l'impulso rettangolare è energia pari a t, lo moltiplico per 1 su radice di t, così energia unitaria. Lo voglio energia con b, lo moltiplico per con b, ma se non faccio altro il coseno mi darà luogo nei con b mezzi, qui ci metto il 2. Ma questo, come prima, non era richiesto, era richiesto invece la minima spaziatura fra le frequenze. Al solito devo garantire, la trovo imponendo l'unica condizione che ho, cioè che i due segnali siano ortogonali. In questo caso invece l'ortogonalità è più facile verificarla nel tempo.
perché in frequenza ho due sync, quindi sono sovrapposte in frequenza, come lo sono sovrapposte in tempo. In questo caso cosa abbiamo? Il primo segnale, che è questo per un coseno, per il secondo segnale, che è se stesso per un coseno, è integrale. Quindi abbiamo radice di 2 con b su t, per radice di 2 con b su t, fa 2 con b su t. Finestra rettangolare, per finestra rettangolare fa finestra rettangolare. L'integrale su tutto R, quando lo state moltiplicando, quando nell'integrando ci sta una finestra rettangolare, è come dire integrale fra 0 e t. E poi avete il primo segnale, coseno, per il secondo segnale, coseno. Chiaramente la seconda frequenza, f con 2. Di nuovo un'unica equazione per un'unica incognita. Risolviamo questa integrale, che è molto semplice, e troviamo quanto deve essere la spaziatura minima fra le frequenze, che vi ricordo essere delta f, cioè f2 meno f1 in modulo, perché non so chi dei due è più grande. Coseno a coseno al solito lo scrivete come coseno della somma e coseno della differenza. Coseno della somma è l'integrale su tutto R di un segnale in banda base U di T per un coseno a frequenza F1 più F2. Nel nostro caso 2FC, perché ho preso F1 come FC meno qualcosa e F2 come FC più qualcosa, quindi la somma farà 2FC. Questa integrale farà 0, perché è un segnale in banda base, moltiplicato con coseno a frequenza 2FC, integrale. Quindi, come sempre, coseno a coseno scrivete in coseno della somma e coseno della differenza, l'integrale e coseno della somma fa 0, rimane integrale e coseno della differenza. Il 2 da via perché c'era un mezzo, quindi abbiamo e con b su t, integrale tra 0 e t, del coseno della differenza 2 pi greco delta f t, dove con delta f ho integrato, ho indicato la differenza fra le due frequenze. Fortunatamente l'integrale è molto semplice, perché l'integrale è coseno che fa seno, quindi questo qui fa il seno in 2pi greco delta f t diviso 2pi greco delta f t maiuscolo da fuori la sommatoria, da fuori l'integrale, e con b davanti, valutato in 0t quando valuto il seno in 0 fa 0, quando valuto il seno in t abbiamo seno di qualcosa diviso lo stesso qualcosa sinc. Due delta f. Sinc e 2 delta f t è una funzione che fa così, in cui il primo nullo sta a 1 su 2t, il secondo nullo sta a 1 su t, il terzo nullo sta a 3 su 2t e così via. Quindi se noi vogliamo imporre che quei due segnali sono ortogonali, dobbiamo imporre che la sinc deve fare 0, ma la sinc fa 0 a ogni suo nullo. Sinc in funzione di delta f, perché ricordate la nostra incognita è delta f. Se vogliamo la spaziatura minima tra le frequenze che garantisce l'ortogonalità, dobbiamo prendere il primo nullo. Di conseguenza, delta f min fa 1 su 2t. Questa è la minima spaziatura fra i segnali affinché siano ortogonali.
Se volessi fare un disegno in frequenza della PSD, scusate, dell'ESD, che sono i segnali di energia, anche prima ho detto PSD ma era ESD, il modulo di S1 quadro di F, il modulo di S1 quadro di F, erano gli ESD dei segnali. Se volessi fare anche qui un disegno come prima, in cui rappresento gli ESD dei due segnali, allora abbiamo che F1 e F2 distano di quanto? Di 1 su 2T. E il segnale è una finestra rettangolare per un coseno, la sua trasformata di Fourier sarà una sinc per un coseno, e quindi abbiamo una sinc centrata F1. Sinc modulo quadro, se voglio, la sua SD, che è il modulo della trasformata di Fourier al quadrato. Ora questa sinc dove avrà il primo nullo? Se la finestra rettangolare è lunga T, il primo nullo della sinc sarà a 1 su T. Quindi abbiamo una sinc che sta centrata a F1 e il primo nullo sta a 1 su T, quindi questo è 1 su 2T, 1 su T sta qua. Va bene? Quindi è questa qua. Questa è 1 su T, questo è 2 su T. Il secondo nullo, ok? Quindi questo è il primo nullo. 1 su e questo è il primo segnale, questa qui sarebbe la ESD, quindi S1 di F modulo 4. Ok? Un impulso rettangolare moltiplicato con coseno, la sua trasformata di Fourier al quadrato è cos'è? Una sinc quadro traslata F1. E questa è una sinc quadro traslata F1, devo solo sapere qual è il primo nullo. Finestra rettangolare lungo T, primo nullo A, 1 su T. 1 su T. Il doppio della spaziatura, lo vedete? Il secondo segnale invece chi è? Lo stesso di prima, soltanto che invece di essere centrato a F1, sarà centrato attorno a F2. Su F2, scusate. Quindi devo fare lo stesso identico disegno, ma centrato a F2. Quindi starà qui. E il primo nullo sarà quanto? Qui. E qui. Quindi sarà questo. Vedete? Questo è il secondo segnale, o meglio, la sua SD, cioè è il secondo di F modulo 4. Perché sto disegnando le SD, Energy Spectral Density? Perché devo calcolare la banda della segnalazione, così calcolo l'efficienza in banda. E per calcolare la banda serve la densità spettrale. Quindi non nel segnale trasformato, ma il segnale trasformato modulo 4. Ok? Se una densità non può essere segnale trasformato perché sarebbe una quantità complessa. Quindi quando andrà a integrare avreste un'energia complessa. O addirittura potrebbe essere negativa, e quando andrà a integrare ottenete un'energia negativa, che non ha senso. Ok. Quant'è la banda occupata da questa segnalazione? Prima di andare a calcolare dovete chiedervi quale nozione di banda voglio utilizzare. 95% dell'energia della sinc. Ok, allora devo prendere il secondo nullo. Dove sta il secondo nullo? Bene, il primo sta qui. Questo è il primo nullo di quella più a sinistra che vedo.
Questo è il primo nullo di quella più a destra che vedo. E quindi questa sarebbe l'occupazione in banda al primo nullo. Ma se io lo voglio al secondo nullo, devo prendere il secondo nullo. Quindi devo andare qua, in questa, e poi devo andare qui, questa. Qui devo prendere come banda, cosa devo prendere? Due nulli, quindi un nullo è 1 su 2t, due nulli sono 2 su t, a destra. Di qua prendo un nullo e due nulli, 2 su t a sinistra, e poi mi rimane la spaziatura di 1 su 2t. Di conseguenza la banda occupata, come vedete, è tutta la sinc. Sei in banda di sinistra e sei in banda di destra, perché è una modulazione in banda passante. Quindi calcolo tutte le frequenze positive. Quindi è 4 su t più 1 su 2t, cioè 9 su 2t. Di conseguenza l'efficienza in banda è 3, un bit ogni t secondi, divisa la banda, abbiamo preso il 95% dell'energia della sinc, 9 su 2t, ottengo 2 su 9. Ok? Che è meno efficiente della prima. La prima quant'era? 2 su t? 2? No, 0,5. Quindi 0,5 è un mezzo. Questo è più piccolo di un mezzo, perché la banda impiegata è maggiore. La spazzatura in frequenza è più piccola, ma la banda impiegata circa i due segnali è maggiore. Attenzione però, io qui leggo spaziatura minima, efficienza in banda in due casi, demodulazione coerente e demodulazione incoerente. Quella che ho visto adesso corrisponde al caso di demodulazione coerente. Perché? Perché non avete visto da nessuna parte la fase aleatoria introdotta al canale. Perché l'abbiamo stimata, è corretta. Ripetiamo questo esercizio, poi ci fermiamo un attimo per la pausa. O forse possiamo anche fermarci adesso, perché sono le 10.04. La seconda parte dell'esercizio la facciamo dopo.